eccoci qua con un nuovo video. Questa volta sarà un video haul, ma diverso dal solito, perché come sapete ormai in sorella si è aperto un canale tutto suo, quindi siccome ho preso un po' di cosine io e siccome ho preso un po' di cosine lei, abbiamo deciso di partecipare uno al video dell'altro, però io farò vedere solo i miei acquisti e lei farà vedere solo i suoi acquisti, esatto. Quindi se vi va cliccate appunto sul suo faccioletto o comunque alla fine del video vi lascerò linkato il suo canale e potete andare a vedere la continuazione del video haul. Diciamo che Manuela ha preso cose più per... Ho un piccolo problema, quindi non riesco a muovere bene le dita, quindi ho deciso di non comprarmi tanti vestiti, infatti è stato così, ma ho preso tante cose per la casa eccetera. Avevo preso giusto un paio di acquistini prima che mi facessi male. E quindi non so se riuscirò a farveli vedere indossati, perché alcune cose è più difficile per me indossarle, perché sono un po' più svantaggiata. Adesso proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Per vestirsi ultimamente ci sta mettendo veramente tantissimo, però vabbè dai, quindi adesso vediamo. Allora, iniziamo subito. Vi faccio vedere, io principalmente ho comprato da Primark. Sì, ieri ho... Cosa volevi dire? Ah, stavo pensando dove essere comprato. Sì, ieri ho comprato solo da Primark. Io ho solo comprato da Primark, perché appunto ho dato il meglio di me da Primark. Ho comprato tante cosine. Prima di tutto vi faccio vedere le cose più ingombranti, e sono questi cuscini. Come potete vedere sono svantaggiata persino nel tagliare le cassette. Vai, tu fai vedere. Ho preso dei cuscini, stiamo rifacendo la camera da letto e volevo fare la camera da letto in modo più grazioso e carino, e col fatto che la faremo sul grigio, secondo me il grigio e il rosa stanno benissimo insieme, cioè guardate come tengo i cuscini. Diciamo che Fabio questi rosa non è che li abbia proprio amati. No, poi dopo me li ha apprezzati. Sì, è detto che gli piaceva di più anche la fantasia. E li ho pagati 9 euro a pacchetto, quindi... No. Sì, 9 euro. 9 euro. Sono dollari quelli. Okay. E 9 euro a pacchetto, e quindi 4,50 euro a cuscino, che secondo me è buono perché comunque sono foderati, sono morbidosi di brutto. Continuando la sfera della casa e quindi del letto, ho comprato questo, come si può, copre piumino con... Sì. Molto 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 carino. È un tipo piumino con le due federe. Ci sono? Sì, ci sono due federe. E sono double fax, infatti c'è la fantasia così, che è quella che mi piace di meno, di più, e quella dietro fatta così, che è quella che mi piace un po' di meno. Questi qui da 20 euro, 11 euro, quindi non potevo lasciarmeli lì. Poi, secondo me ci sta benissimo con la camera da letto grigia, c'è un po' di grigio. Sì, no, è bello. Ho preso anche le federe sotto, okay. E queste qua le ho pagate 4 euro. Sì, io le chiedo costano meno, forse. Vabbè, 2 euro a federa. Però forse sono più morbide, sai. No, vabbè, ci stanno, dai. 4 euro. Per rimanere sempre nel tema delle lenzuola, ho preso questo. Questo qua è un po' più estivo, volevo una cosa fantasia estiva. Non c'entra molto con quello che volevo fare io, però secondo me ci sta bene lo stesso con i cuscini rosa. E non è male, fidati. È un tipo Hawaii, un po'. Sì, ma ci sono due fantasie, c'è quella con il colore arancio, che magari mi piace di meno, e no, secondo me mi piace di meno, invece quella con il rosa, con i fiori, secondo no, me mi piace, è però è più colorata. Poi vabbè, l'ho pagata 6 euro, e quindi da 16 euro, quindi cioè, non potevo lasciarla lì, comunque un pacco di lenzuola, sono di cotone, non sono tessuto su che si suda fortunatamente, e le ho prese sotto il bianco. Vi faccio vedere invece i capi, fammi vedere tu per favore, i capi che ho comprato. Ho comprato questa tutina che, come potete vedere, è molto simile a quella che ho su adesso, che avevo già comprato da Primark. Vi faccio vedere questa indossata magari, che è comunque uguale, soltanto che lì ha dei fronzoli. Ed è fatta così, è semplicissima, quindi ha pantaloncino e ha un po' di scollatura. Ed è simile molto all'effetto, com'è che si kimono. Dice? Sì, tipo kimono, mi piace tantissimo. Mi va tantissimo quest'anno, un sacco. E l'ho voluta prendere appunto, c'era un'altra nera fantasia, ma mi piaceva rosa, secondo me sì, è carina. Cambia un po' la tipologia di fiore, però poi è uguale come è fatta. E poi ho preso delle scarpe che vi farò vedere dopo, che secondo me ci stanno bene. E quindi... Questa però non era in saldo, questa costa 16 euro sempre. Sì, 16 euro, anche questa l'ho pagata 16 euro. Che all'epoca lei mi disse, per me è tanto. Però in realtà l'ho comprata pure io. Esatto. Diversa. Sempre in nero, poi dopo la vedrete, però cambia la fantasia perché evidentemente hanno cambiato, rinnovato. Sì, poi a me rosa piaceva, però poi ho detto, boh, se la prima la voglio nera, perché rosa... Beh, anch'io ho fatto la secondo stessa. Secondo me in estate si sta bene perché sei abbronzato, però il nero è nero. Ho comprato questo. Questa qui è una borsettina. Sì.
molto 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 carina. Nera. Nera, semplice. Fatta così, cioè le classiche che usi per andare in giro, quando devi andare magari qualche a ballare, quindi non esatto. vuoi portarti chissà che comunque in realtà noi lo usiamo sempre per sì, uscire, più comoda. E l'ho pagata questa da 8 euro, 4 euro al 50. Fantastica, 4 euro. Ma poi è anche fatta bene, no, perché solitamente ce l'ho tutte lisce. Questa invece è un quella po'... Quella l'abbiamo pure, ce l'ha presa pure mia mamma, quindi però ve la farò vedere, però... C'è anche mia mamma che l'ha presa. L'ultimo acquisto che ho fatto di vestiario appunto da Primark, come potete vedere, cioè non è che ho preso chissà che cosa di vestiti. È questo copricostume. È un copricostume, c'era anche fucsia, ma non mi piaceva fucsia. Nero, come potete vedere, è trasparente, nel senso tuffarellato, sì. così via, però è un copricostume, quindi va in spiaggia. La cosa particolare è che sta così a barchetta. Bravissima, e infatti mi è piaciuto per quello. E questo era in offerta, mi ricordo tu. 5 euro da 10 euro. Poi, sotto consiglio di mamma, ho comprato questi da lasciare nella borsa. Questi elastici che sarebbero invisible, che poi non è che sono proprio quelli. No, vabbè, però gli dice che ne aveva presi e per la palestra, ho detto va bene. E poi, siccome io le perdo a vangalate, 50 di questi qua che non c'hanno il cavolo, il cosino. Cavolo, non li sì, non durano tantissimo, cioè mi sa che ce li ha rubati qualcuno, perché mi sa che a casa ce li ho così può senza essere, perché io li compro sempre. Comunque, 50, 1,50 euro, e questi sono, non lo so, 3, 4, 8, 12, sempre 1,50 euro. Infatti, è come Tiger Primark più o meno, cioè ti voglia comprare stronzate, quindi poi no, ma io ho comprato veramente adesso un po' di stronzate. Ho comprato questi stick illuminanti. Ma sono ombretti? No, sono per illuminare. E perché tipo rosa? Blush è un illuminante okay, rosa. Okay. E io questi li avevo già comprati, li avevo pagati 3,50 euro, li ho ricomprati. Ti ricordi che avevo comprato? Brava. Io non l'ho presi. Io sì. Sì. Ed erano in offerta a 2 euro. Mi erano piaciuti, infatti ce l'ho un po' anche adesso. E, mi piacciono più i colori marroni, quindi in realtà va bene. E questi sono invece un po' con l'illuminante, cioè sono strobe. Poi ho preso questo, Giada, che secondo me a te piaceva. Io gliel'ho detto alla mamma, tu scomparivi. Bello, ho capito qual è. È cioè... uno stick, io gliel'ho aperto, costava 2 euro da 6 euro. Giada. Vedi? Tu te lo metti e ti lascia tutti i brillantini. Adesso ti faccio vedere. Con l'abbronzatura è bellissimo. Sì, con l'abbronzatura. Poi te lo devi spalmare un pochino. Beh, io non sono tanto abbronzata, ma ti lascia tutti i brillantini. Perché non me l'avete detto? Io l'ho detto, Giada, l'ho detto alla mamma, te lo giuro, tu scomparivi. Guardavo le mie cose. Vedi, super bronze, body bronzer e nulla, praticamente adesso non si vede l'effetto, ma dal vivo si vede tantissimo. Bello, ti lascia tutti i brillantini, quindi sulla bronzatura risalta ancora di più la bronzatura. E poi il profumo è un tipo un po' vanigliato, ma è strano, un po' puzza. Calzini ne abbiamo sempre bisogno. Sì, è vero, quelli li perdi, si bucano, servono. Cioè, quando mi vedo 5 paia di calzini, 1,50 euro, cioè posso andarci anche a usarli una volta e gettarli senza neanche lavarli. Sì. In realtà però sono carini. Sono carini. Un po' fluo, però in palestra. Sì. Infatti ho detto, vabbè. Infatti mi sa che le lascerò per la borsa della palestra. No, ho detto prima. Ah, ok, io non l'avevo ancora detto, okay. Solo per la palestra. Ah, tu la palestra per la palestra, oggi le ho comprate io. Esatto. Poi per la palestra. Per la palestra. Allora, avevo già comprato... Mi sa quello più grande, non so se questo è quello più grande o questo è quello più piccolo, non mi ricordo, forse è quello più grande. L'asciugamano con all'interno questa sacchetta, io ce l'avevo già, mi trovo comodissima perché qua dentro ci metto tutte le cose per la palestra, il cellulare, eh? E l'asciugamano è un po' grande, però in realtà si può utilizzare sempre come telo, alla fine l'ho pagato da 4 euro a 2 euro, ne ho presi due perché uno per la mia collega, visto che mi supporta, sì, mi supporta in palestra, e quindi appena l'ho visto ho detto no, glielo devo prendere perché gliel'avevo già detto, e poi è comodo, quindi non c'è niente da fare. Un'altra cagata, ti prego di aprirla. E queste mollette io le prendo sempre, non mi piaceva il fatto che ci fossero tutti questi colori, a me piacciono tutte nere, però costavano 2 euro e io queste mollette le uso tantissimo. Ma questo qua l'ha preso anche la mamma? Sì, l'ho fatto prendere io, più tutto quello che... Meno male che ci sei tu, che io non riguardo mai i trucchi. Allora, praticamente questa è una paletta. Una paletta illuminante in crema, ed è carina proprio perché all'interno ha tutti questi illuminanti in crema, cioè praticamente c'ha l'oro, il bianco, un po' questo gold, questo rosa e proprio un blush invece rosa, ed è fantastica, c'ha lo specchietto con vabbè, le istruzioni e tutto. Li ho provati, sono proprio prodotti in crema, però magari picchiettato un pochettino non qua l'illuminante,
Secondo me forse si diventa sopra il blush comunque. No, devo provarlo, comunque vi farò vedere. Sinceramente il fondotinta che avevo preso mi piace a Berlino, mi piace quello di Primark perché lo utilizzo un po' come correttore. Quindi ho detto magari proviamo a vedere, tanto costava 2,50 invece che 4,50. Mi ha fatto pagare 1,50 sta minchia di borsa perché ero invalida e e quindi mi ha detto no, se no la busta ti deve dare tante buste di carta. Ah, ti e... ha ballato. Sì, sì, allora no, detto, va no, bene. No, gli faccio no, non la voglio. Ma il pezzo forte. Il pezzo forte. Qua mi devi dare una mano. Ma il pezzo forte. Ma non lo segniamo alla fine? Lo segniamo ma alla per tenere tutto di Primark. Vabbè, allora facciamolo vedere. Dai. Il pezzo forte. Ci sei, Giada? Ci sono io. È questa mega valigia la che ho io, comprato. Gesù. Fantastica, ha tutti tipo il brezel, non so come si dica, quello di... Sì, il brezel, quello della, di Berlino, della Germania, Germania il pane, quello tedesco, lì. Poi c'è la Statua della Libertà, la Torre Eiffel, non mi ricordo cosa c'era. Delle palme, una macchina fotografica, comunque, una borsiera, una bottiglia. L'adoro, l'ho pagata 50 euro, è quella grande. E no, per me è bellissima, sono quelle rigide. Sì. E avevo già comprato una valigia di Primark, però scusa, questa inquadratura. Poi la faccio magari vedere nel dettaglio, esatto. Mettila lì forte. E lei andava in giro con la valigia dove aveva messo dentro le buste e perché non riusciva a tenerle in mano, quindi ho comprato una valigia per le buste. La continuava a guardare, ma perché ammirava la valigia, non per dire minchia che sfigata. No, è veramente molto colorata, sì. È bellissima, secondo me poi quando ti passa la riconosci subito perché è vero, certo, mica non la sua valigia. Invece magari all'aeroporto. Vabbè, ma difficilmente nello stesso volo puoi avere la stessa valigia. Allora, continuiamo. Questo video è un po' lunghino. Meno male che abbiamo diviso. Esatto. Allora, ho comprato al mercato quel giorno lì che mi sono tagliata. Prima di tagliarmi sono andata al mercato a fare la spesa, vi lascio il vlog qua sotto. E ho comprato queste due cosine. Sono un pantalone di quelli che vanno adesso, che mi piacciono tantissimo, i pantaculotte, chiamateli come volete, non so. Sì, sì. Di quelli morbidi. Il tessuto sinceramente non è dei migliori. No, infatti è un po' trasparentino. No, non è sintetico. Trasparente, è un po' più sintetico. Però erano carini, li ho pagati soltanto 6 euro e mi piaceva questa fantasia nera e bianca. Dai, sì. Carina, ci no, sta. Sono carini, anche a me piacciono. E questo secondo me anche ti può piacere. L'ho pagata 8 euro. Mm. È sempre al mercato ed è una tutina tutta intera, infatti questa non riesco a metterla. Carina. Perché è un po' più strettina e non riesco con le mani, sì. Quindi non riesco a provarla sicuro. E vedete, è morbida anche questa, veramente molto fresca e leggera. Ed è tutta un insieme, non so come spiegarla. Sì, sono quelle tutte lunghe, sempre... Però ti arriva comunque a tre quarti, eh. Però ha il pantalone crop tagliato con la gamba larga. Quindi è simile a quel pantalone, soltanto che ha tutina. Esatto, e poi la cosa che si stringe qua sopra. Perfetto. Che potete metterci una cintura, oppure come me, che siete pigri, non metto con la mia cintura di Asos. Il pezzo, secondo me, è forte, che non può mancare in un mio haul. Cosa sono? Allora, scrivetemi in questo momento qua sotto cosa non manca in un mio haul. Esatto. Cioè, veramente. E devo dire che ho apprezzato. Se apprezzo io... Allora, a parte che ho fatto proprio l'affarone. Gli affaroni, sì. Quindi aspettate che li prendo. Facciamo vedere l'affarone di H&M, che secondo me comunque è un affarone per il prezzo che ha, e l'ho pagato 13 euro, anziché 30 euro mi pare, sì. Ed è un bellissimo sandaletto rosa! No, sono veramente carine. Allora, fai vedere quello allacciato e butta l'altro. Dall'altra parte. Allacciato è così. Ok, vedete, ha questo cinturino oro e comunque il tacco non è altissimo, no. È comodissimo come sì. Scarpa. Mi è piaciuta tantissimo perché, allora, io ho un po' di problemi a tenere il piede scoperto perché a me sinceramente i miei piedi non mi piacciono. Ho il pollice solo grosso rispetto alle altre dita. Di conseguenza non prendo mai appunto scarpe troppo aperte, tipo anche i sandaletti, mi dà fastidio. Queste però, essendo comunque... molto aperte, quindi solo con la sì. Fascettina, non lo so, non mi dispiacciono, mi sento un po' il piede troppo nudo, però in linea di massima mi piacciono, no, come belli. Stanno. E quando me le hanno viste mi hanno detto, queste sono un po' più basse di quelle che utilizzi solitamente, però ma non poi potevo... il colore è pazzesco. Esatto, e secondo me con la tutina di prima sta benissimo, ma vero. In realtà anche con questa. Con questa, sì, perché è dentro il rosellino, esatto. Infatti l'altra sera quando me l'hanno messa esatto, questo colore poi è bellissimo, poi c'è appunto la chiusura in oro. Beh, queste le ho già messe, bellissime. Quindi sono un po' sporche. Sporche. Mettile. No! Non sul tappeto, ci ammazzo! Girate, ok.
Secondo acquisto forte, queste qua, Telly Vile, già messe anche queste, perché non è che posso io tenermele, infatti guarda, devo pulirle perché le ho sporcate. Comunque, queste scarpe qua le volevo. Sono leggere, se tu te ne senti, sono leggere, quindi possono usarle anche, tra virgolette, d'estate, no? Sembri alta con queste scarpe. E sono quindi nere, bianche e marroni in mezzo, stile legno. E queste qua le ho comprate da Telly Vile, alla modica cifra, di 7,79 euro. Ah, ok. Cioè, quindi, cioè, ragazzi, non potevo lasciare. Ti costavano? Secondo me 35 euro, 35,99 mi pare. 35,7 euro, ma devo lasciarle lì? Poi, allora, ho un pacchettino qui perché facevo tutti i pacchettini per non perdere la roba. Sì. Un giorno sono andata con Giada a comprare le calze. No, comprare i costumi. A comprare i costumi. Siamo usciti di lì che siamo tornate a casa con 4 paia di calze. Manca io. Una. Sì, manca quell'arancione, però messa. Sì, l'ho già messa, non mi ricordo dove l'ho messa, non voglio ricercarla. Quindi, calze, tra l'altro l'ho messa con i pantaloni di Zara, quelli col coso arancione, insomma ci stava bene. Te l'ho detto, meno male che raga, meno male che va a fare shopping con me, meno male. Mi faccio comprare delle cose giuste. Vai. Quindi ho preso queste calzine qua che hanno il cuoricino, che sono fantastiche secondo me, perché, sì. Boh, non lo so, adesso che arriva un po' l'inverno, comunque la... è carino. Poi, questa con i fenicotteli, perché mi sono fatta trascinare da mia sorella, però ho detto vabbè, magari è carina. Però in linea di massima non è quella, è questa. E poi questa che è bianca con il filo argentato all'interno. No, è oro, amo. È oro? Mio, è filo oro, c'hai ragione. Comunque è perlescente come, sì, come calza, e l'ho presa anche arancione con il filo sempre dentro oro, quindi sì. Prima. Non è arancione, è un po' ruggine il colore che hai preso. Sì, è un po' ruggine. Esatto. Sì. Poi ho preso questo qua su Ali, perché lo vedevo, però secondo me ho sbagliato la taglia delle tette, nel senso che, allora, io vado a momenti dove ho il seno un po' più grosso e il seno un po' più piccolo. Mi sa che questo lo quando avrò le mie cose posso usarlo, perché per come è messo il buco per magari la poppa l'ho sbagliata. No, non lo so, non capisco se è troppo grande, perché siccome secondo come il buco qui ho paura che non ne metto bene, capito? Okay. Quindi dovrò prendere anche un paio più piccolo, però funziona, ci sta. Su Instagram le ho viste quando... Per quello me ne sono comprato. Poi, un sito invece mi ha inviato un sacco di cosine, nel senso... Mi ha inviato queste calze, non scelte io, eh. Ah, ok, vuoi fare la sensa? Le avevo comprate anche da Primark, non compratele. Perché? Perché fanno cagare, mi si sono rotte tutte. A parte che quella sera che sono stata male avevo le calze e le ho rotte tutte. Quando sono svenuta al ristorante. Ti ero messa la calza rete? Mi ero messa la calza rete, secondo me stava benissimo. Il problema è che poi sono stata male, eccetera, mi sono rotte tutte le calze. Comunque, a prescindere, non comprate quelle di Primark, soprattutto quelle sottili, perché non si possono vedere. Sembra che hai i lividi addosso. Caramba. O ho sbagliato a prendere la taglia, non lo so. L'ho presa troppo grande, non lo so. Comunque, queste calze a rete mi piacevano perché sono quelle effetto largo e sono molto più belle. Ma soprattutto ho scelto queste cose molto molto carine. Allora, cioè quando le ho viste ho detto sono per me. Sono di cose da mettere dietro al reggiseno. Tu le attacchi alla bretellina del reggiseno e quindi non si vede... Il reggiseno dietro, ma si vede tipo questo ricamo. Ah. E le ho prese di diverse fantasie: due con la farfalla, uno bianco e uno nero, e uno con non lo so, tipo un po' di un ricamo. Poi ho preso, visto che io l'ho finita, la maschera nera, quella per i punti neri che strappi. Non funziona. Funziona, non è vero. Io so quelle che mi ha dato la zia di Amazon, quindi le bustine. Minchia, a parte che fa malissimo. Fa male, sì. Ma quanto cavolo fa male. E poi a me mi tira tutta la pelle, tutta screpolato, divento no. Oh, non lo so, io lo metto sul naso e questo mi funziona. E poi un sito mi aveva inviato anche questa da provare. Però questa è proprio una maschera, può essere utilizzata proprio come maschera, quindi da sciacquare. Ed è sempre nera. La marca è Biovene Black Peel Off Mask, quindi ha sempre la stessa funzione e questa la proveremo sicuramente insieme perché la voglio utilizzare. Peel Off è quella che tiri, eh? Sì, ma ci sono diverse, vedi? Ah, ok. Ci sono diversi modi di uso. Giusto. E quindi ve la farò vedere sicuramente adesso per qualche pulizia che farò.
E poi, allora, okay. Questa mi avevo incuriosito da tantissimo ed è la spugna in silicone. C'era la Primark, amo. Non l'ho vista. Piene erano. Vabbè, comunque me l'hanno mandata, cazzo mele. Beh, devo provarla, era solo per provarla, per vedere come applica. Questa perché mi sono scoperto l'America. È pieno, c'era tipo il set. Amo, queste qua me l'hanno mandate tipo 2 mesi fa queste cose, eh. Ok, ok. E quindi non dovresti sprecare il prodotto in teoria, però non è tanto igienico. Ma lo puoi lavare. Ci senti cos'è il preservativo? Io non vorrei utilizzare il preservativo. Interessante. Poi interessante invece questo qua che sicuramente ti piacerà. Bello. È una long lasting, è una tinta per labbra di un colore che secondo me è fotonico. Bellissimo. Provalo. No, provalo sulle mani. Raga, io non e ne ho prese due. Allora, una è la 23, che è quella che sta provando adesso lei. La facciamo asciugare? Sì. E un'altra, tanto io queste scatole le butto. Sembrano quelle di Kylie Jenner. Si chiamano Magic Halo Long Lasting Lip Gloss. Grande Halo. Ed è ed è invece questa la 20. Ci sono due rosa, due nude. A me piacciono molto le tinte nude. Allora, quindi la prima è un po' più scura. Quanto ne hai messo? 6 kg? Ma sì. Questa è la prima. Questa è la prima. E questa è quella, la seconda. Sono bellissime. Sono belle come preferisco colori. La prima io, perché mi piace di più. Perché va sull'arancione. Ok. Bella. Ti piacciono? Sì. Nemmeno tutto di 2 euro. Non me lo, già l'ho preso 20 mesi fa. Minchia, sono cinesi. Ora che mi arriva. Cioè, però sembrano carine, consigliate. No, sono carine. Dovremmo provarle per dopo, comunque sì, adesso vorrei iniziare a fare un po' di video un po' più decenti. Comunque ho notato che una luce è spenta. Non è accesa. Cioè no, mia sorella ha acceso una luce. No, va accesa 2 e 2. Va bene, così. Nanno litiga con la busta. Quindi io non so se ho fatto vedere no, per il pezzo forte, il magazine. Il pezzo forte per me è stato questo acquisto, che è il mio magazine, io lo amo, l'ho pagato soltanto 10 euro da casa, quindi ho detto, beh, sì, minchia sì. Lo prendo. Cioè, guardate che figata. No, non prende. Oh, guardate che figata. Perfetto. Quindi, io e il mio magazine. Da qui è tutto. Da qui è tutto, vi lasciamo la linea allo studio. E esatto. Ci vediamo con il prossimo video vlog che è nel suo canale. Ma è all. Ah, scusa.